giorno in cui ho pubblicato il primo episodio di questa serie, il video è andato veramente malissimo. Ma fortunatamente dopo un'ora si è ripreso, dato che la colpa era di YouTube perché si era letteralmente rotto. Avete amato e apprezzato la serie, io infatti sono contentissimo. Dunque, eccoci qua nel secondo episodio, dove ho scelto 5 influencer di quelle che mi avete consigliato voi nei commenti, che decideranno nella totalità la mia dieta di oggi. Per la colazione ho scelto come influencer il calmissimo Insane Screamer. Alan, allora sto bevendo un buon caffè, quindi a colazione ti farai uno spumone, ma non uno spumone piccolo, cioè quei gelati proteici, poi ci butti dentro anche una banana, 60 grammi di burro d'arachidi e 200 grammi di protein granarola, no, di quella della Kellogg's. La granarola, quella con le nocciole, i pezzi di cioccolato fondente che è una mina, però voglio che il gelato sia il caffè, così è proprio l'abbinamento stupido. Poi, visto che non ci basta, mangiamo... Ok, un attimo, adesso iniziamo con la prima parte, va? Dovete sapere che questo non lo uso da un sacco di tempo per fare il gelato proteico classico, mega voluminoso. Quindi è arrivato il momento. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Latte vegetale. Ci avrei aggiunto il caffè della macchinetta, ma ho finito le cialde. Ne metto pochino. Per farlo proteico, ovviamente proteine. Uso il gusto caffè caramello di Prozis. Se amate il caffè, sono veramente buone. 30 grammi. Pizzico di dolcificante. Ora c'è il ritorno del fantastico, o meglio la fantastica gomma di xantano, che appunto servirà ad addensare il nostro gelato. Essendo che non la mangio da tanto, sono fibre, probabilmente in allenamento tipo avrò una pancia un po' gonfia, diciamola così, siccome non sono più abituato a mangiarlo. Mi allenerò di merda e sarà colpa tua, Alberto. Ghiaccio che in casa di Alan Baika sarà sempre pronto per le evenienze di gelato. Guardate quanto si è montato, sono praticamente 2 litri. Prima piccolo test. Buono, molto buono. Avrei dovuto mettere un pochino più di caffè. Topping. Prima una banana che sembra scurissima, però secondo me è comunque bella dentro. È perfettamente mangiabile. So che è mangiabile, ma mi fa schifo se è molle. Mi si sta sciogliendo in mano. La granola, ragazzi, se l'avete provata almeno una volta sapete quanto è buona. Il problema di sta roba è che è un botto calorica, però questa cosa è la vita. Guarda qua, 2 etti precisi, eh. Costo di questa colazione infinito. Come se non bastasse, una botta di burro d'arachidi. 60 grammi, non mangio neanche in 2 giorni. Qua abbiamo un botto di calorie e è solo la prima parte della colazione. Caffè che rovina un po' tutto, però sta granola è troppo buona. Spammate gelato proteico di Alan Baika nei direct di Insane, così lo costringiamo a venire qua a provarlo. Mangio anche questo, eh. Concedetemi questi ultimi cucchiai, non ce la faccio più. Però c'è anche un'altra parte. Almeno 400 grammi di mirtilli totalmente a caso, con cannella sopra e 3 cucchiaini di miele. Quel sorrisetto finale me lo sognerò la notte. Qua abbiamo esattamente 4 etti di mirtilli. Con cannella sopra e 3 cucchiaini di miele. Allora, io ne mangerò un po'. Ma che cacchio di abbinamento è? Ne mangerò un po'. Non so se riesco a finirli tutti. Non voglio star male. Però per quello che riesco mangio. Allora, queste sono le calorie di tutta la colazione. Non so quante saranno, ma saranno tantissime. Cioè, veramente. Creatività altissima. Fonti super sane, un sacco di frutta, eccetera. Il problema erano le quantità. E anche l'abbinamento non proprio al top. Dai, gli do un 7,5 su 10, però. Andiamo avanti. Nell'altro video per l'allenamento vi avevo chiesto 2000 like per farmi controllare l'allenamento degli influencer. Non ci siamo arrivati, però se fate andare bene anche questo video, non vi chiedo un numero di like, semplicemente di farlo andare bene, commentare, condividere. Nel prossimo episodio, a prescindere, farò appunto scegliere il mio allenamento ai soggetti influencer che mi controlleranno la giornata praticamente. Allora, non sto male, però mi sento di un gonfio pazzesco dopo quella colazione del cazzo. Mi sa che dopo mi faccio un po' di tapirulan per digerire, diciamo così. Anche se ho praticamente finito di allenarmi e sono come all'inizio. Meno male che non avevo squat oggi, sennò ciao. Siccome nello scorso episodio Filippo mi ha consigliato un ottimo pasto, vediamo se la sua ragazza farà altrettanto.
Oh, signor Alan, buongiorno. Allora, per questo pranzetto fit ho deciso di essere buona, a differenza del sardo. Ti propongo un piatto fit, che a me personalmente piace molto, ovviamente adattalo seguendo i tuoi macro. Allora, dovrai farti delle patate dolci. Se non sbaglio, tra l'altro, tu hai la friggitrice ad aria, quindi ottimo. Insieme alle patate dolci ci aggiungi delle gallette di mais proprio sbriciolate, che poi fanno almeno il contrasto crunchy con le patate che sono molli. Petto di pollo tagliato a cubetti, cucinato in padella. E sopra ci aggiungi la salsa teriyaki di Prozis come fonte di grassi, e poi ci aggiungi un po' di olio e siamo a posto. Spero ti piaccia e buon appetito. Allora, non sono per nulla affamato dopo la colazione di stamattina, però devo dire che mi ispira veramente un sacco. Le patate dolci le ho fatte al microonde perché secondo me, per renderle morbide, è meglio della friggitrice ad aria. È geniale la roba di mettere le gallette che contrastano col croccante, veramente. La salsa teriyaki sul pollo spacca il culo. Tra l'altro, la teriyaki di Prozis è tra le mie salse preferite di Prozis, quindi merita un sacco. Questo è veramente un ottimo pasto e anche un ottimo post-workout, tra l'altro. Ora me lo godo in santa pace e poi ti diremo le conclusioni. Creativo, direi abbastanza creativo. Sano, bilanciato, uno dei migliori pasti fatti finora. Martina si merita un bel 9 su 10. Meno male che ancora qualcuno mi fa mangiare robe buone in questa serie, perché io so già come andrà a finire nel corso degli episodi. Prima di proseguire con la merenda, mi raccomando, nei commenti scrivetemi i nomi dei 5 fitness influencer del prossimo episodio. Ora una persona che vi aspettate tutti, Luca Romano, vediamo cosa mi ha proposto. Alan, hai fatto male a chiedere a me, perché io voglio che tu fai un pancake ripieno col baccalà mantecato. Che cazzo stai dicendo? Che schifo! Che cazzo è poi il baccalà mantecato? Beh, visto che sono buono, puoi usare la farina al limone, che potrebbe starci bene. Potrebbe essere curiosa questa cosa. Il merluzzo la mattina, Ah, colazione. Comunque, ma che cazzo ci fai in casa mia? Non ho mai mangiato baccalà mantecato, non so manco cosa sia. Ho guardato qualche video e praticamente è baccalà fatto bollire, poi tutti lo mettono nella planetaria, aggiungono cose, lo lasciano riposare per 7 giorni, 8 notti e 20 eclissi solari. Io l'ho fatto riposare qualche oretta, infatti è già tardissimo e sono solo alla merenda e non ho una planetaria. Deve diventare una sorta di purea, di crema. Bisogna aggiungere un po' di olio, un po' di sale. Che cosa sto facendo nella mia vita? A few moments later. Con tutto l'olio che c'è è diventata una botta di calorie. Ma sapete che non è neanche male. Ma tra poco diventerà il male. Signore e signori, un bel pancake proteico al limone con sopra baccalà mantecato. Ho anche sta roba da provare che ho trovato in un negozio oggi. No, mio Dio. Probabilmente anche il baccalà mantecato io l'ho fatto male. Io non accetto più pancake. Giuro. Il problema del pesce è che è molto forte. Appena metti in bocca il pancake, sa solo di pesce. Poi, quando mastichi l'impasto del pancake, si sente tutto il limone, solo dolcissimo. Perché questa farina di Prozis, che è buonissima, è molto dolce. Non è per nulla chinca. Sarebbe torta al limone, tipo un limone vanigliato. Contrastando tanto col pesce fa veramente vomitare. Che merda. Buon appetito a me. Veramente disgustato da questo pasto. Sai che tra poco verrò io da te, Luca. Devo inventarmi assolutamente una vendetta. Per forza. Per forza! Allora, sicuramente è molto creativo. E anche degli ottimi macro, degli ottimi ingredienti. Qua non posso veramente dir nulla. Forse un po' troppi grassi. Io, ragazzi, mangio anche i sassi, però... Non so come farò a fare la cena, però ci proverò. Quindi gli do un 5 su 10. Solo
perché i macro erano veramente top, anche gli alimenti. Questa cosa fa schifo, però qualsiasi cosa pur di togliermi il sapore. Allora Alan, siccome io sono principalmente per pasti dolci, mentre nei salati uso sempre lo stesso condimento, uniremo le due cose. Quindi mi preparerai un tiramisù fit alla passata dei pomodori e spinaci. Prepariamo la crema salata. Purtroppo non ho gli spinaci perché mi sono dimenticato di comprarli, quindi Philadelphia proteico, acqua di yogurt greco e un pochino di yogurt greco, sale. Come base del tiramisù fit userò i wasa. È pronto, ho fatto 3 strati. Sono molto curioso di assaggiarlo. Così sembra anche buono. Però devo aspettare fino a cena. Eccoci qua. Posso dirvi che mi ispira. Ma un po' di grana non ce lo metti? Mettiamo anche un po' di grana. Non so perché. Secondo me è buono. Questo è un tiramisù fitte proteico al pomodoro e grana. Vediamo se mi hai fatto scoprire qualcosa di meraviglioso, Massi. La morbidezza c'è. È buono. Buonissimo. Cioè l'hai detto talmente veloce, sembra che te lo fossi preparato. Il fatto è che se voi mischiate pomodoro con l'origano, sa di pizza, al gusto pizza. Sembrano tipo i cracker al gusto pizza, quelli che prendevate le macchinette a scuola. Tutti voi lo facevate, lo so. Tipo inzuppati col Philadelphia. Ma assaggia, Marica. E ho un po' paura. Sai che è buono? Lo so. È tipo una pizza molle. Come avete capito, il tiramisù mi è piaciuto assai. Io gli do un bel 8,5. L'unico punto negativo è che era un pochino stomachevole mangiarselo tutto quel Philadelphia. Però mi è piaciuto. Come ultimo pasto, è stato un errore, già. Ho chiesto al carissimo William Sghinolfi, che mi ha dato ben 2 opzioni. Allora Alan, per questo episodio ti costringo a fare dello yogurt greco al naturale, quindi senza nessun tipo di gusto aggiunto, al quale aggiungiamo ben 2 scatolette di tonno per delle proteine extra. In cima ci mettiamo della frutta, in questo caso dell'ananas tagliato a cubetti, e in cima a tutto mi fai una ricetta delle tue del cioccolato proteico da versare sopra. Una delle tue torte fit proteiche, che però così sarebbe troppo facile, quindi ti sfido a cospargerla interamente di ketchup e a mangiartela. Un appetito, caro. Questa è l'opzione più umana. Questa è l'opzione disumana. Amraba cici coco, tre civette sul coma, che facevano un lavoro con la figlia del dottore. Il dottore siamo là. Amraba cici coco. Godo. Opzione sana, che culo. Però se arriviamo a 3000 like, lo so che è impossibile, io la ricetta disumana la prendo, la faccio e la mangio tutta e la posterò appunto come video singolo negli shorts o su TikTok o su Instagram. Quindi ragazzi, 3000 like e lo farò. Non ci arriveremo, quindi io godo tantissimo. Ho fatto una torta ricotta, cioccolato, proteine eccetera, e vi lascio qua in sovraimpressione appunto la ricetta. Non me la mangio tutta perché oggi ragazzi ho mangiato una cifra di calorie, un sacco di grassi, avrò mangiato tipo 120 grammi di grassi. L'ho fatto cuocere a 180 gradi, forno statico per 40 minuti. Però non ha lievitato tanto. Però bella, eh? Dio, un mattone. Cioè, è orribile. Non lo so, non la vedevo. Io ce l'avevo girata. Buona, molto buona. A me non piace pasticciare, sporcare, sprecare il cibo, quindi lo sto facendo solo per il video. Lo mangerò tutto, ve lo prometto. Fatemelo fare. Se volete un po' di ricette, vi ricordo che ci stanno i miei ricettari cartacei, definizione, massa. E se volete risparmiare, potete anche trovare la versione ebook sul mio sito alanbacchi.com. Ah, ovviamente è ketchup zero. Avrei potuto usare quello di Prozis, ma non ce l'ho. Questo si trova alla Coop e è buonissimo. Cioè, odora solo di ketchup. Per te quanto farà schifo da 1 a 10? 8. Allora, è tranquillamente mangiabile. Problema, avete presente quando vi arriva quel retrogusto un po' fortino del ketchup? Soprattutto del ketchup zero calorie. Perché il ketchup zero calorie è più leggero come gusto, ma ha un retrogusto più forte. Ecco, è veramente disgustoso quando vi arriva col cioccolato. Ah. Assurdo, perché il contrasto col cioccolato fa esaltare ancora di più l'aceto del ketchup. Assurdo, posso assaggiare? No. No. Allora Will, come voto, alla fine la ricetta l'ho fatta io, quindi è un 10. Però per il ketchup, no, diventa un 6,5, perché alla fine comunque era anche bilanciata. E poi
Ragazzi, è un ketchup zero calorie, oggettivamente. Direi che anche per questo episodio è finito, ragazzi. Se vi piace la serie, mi raccomando, dovete fare due cose: scrivermi i prossimi fitness influencer. Potete scrivermene 1, 2, 3, 5, 1000, quelli che volete. Grazie a tutti quelli che mi supportano sui miei sponsor, quindi Prozis, Kaizen, il mio ricettario, eccetera. Mi raccomando, noi ci rivediamo in un prossimo video. Spero che saranno ricette meno disgustose. Per favore, se qualche creator mi sta guardando e gli scriverò, non siate troppo cattivi, creativi ma non cattivi come in questo caso. Seguitemi anche sulle altre social e alla prossima.